30 secondi finali stupendi, però prima non era andata benissimo. Ma secondo me intanto vanno fatti complimenti all'Olbia che ha fatto una bellissima partita e quindi complimenti a loro perché nel primo tempo sono stati più bravi di noi. C'è da dire che il vento ha un po' condizionato la partita sia nel primo che nel secondo, perché poi nel secondo loro hanno avuto lo stesso problema che abbiamo avuto noi nel primo, però hanno giocato una buona gara e quindi complimenti a loro. E poi noi nel secondo tempo abbiamo provato a pareggiarla, a riprenderla. Ci siamo riusciti con un bellissimo gol, credo, di Ferrari e poi con questo bel tiro di Frascatore, che sono cose che forse noi proviamo poche volte, però ce l'abbiamo, i giocatori che hanno queste qualità e quindi è giusto che ci provino. Questa mi sembra però una puntura tecnico-tattica. No, no, è un invito ai ragazzi che hanno questa possibilità perché hanno dei piedi buoni. Frascatore è un giocatore che ha dei piedi quasi da centrocampista, anzi forse meglio di qualche centrocampista, non dei nostri. Tre punti pesanti come il piombo a conti fatti e martedì c'è la partita delle partite. Sì, tre punti pesanti perché intanto ci fanno appaiare la lentella che oggi è stata bloccata a Imola e poi martedì c'è la partita che se vuoi cercare di arrivare terzo devi vincere. A Miami hanno saputo di questo risultato già? A Miami, beati loro, stanno al mare. Non ci sono imprenditori interessati al pescare? No, ce ne sono in tutto il mondo. Il pescare è talmente importante nel mondo che quindi ce ne sono in tutto il mondo. Passi avanti? Passi avanti, li saprete appena saranno concreti. Studio! Studio, sempre Fabio, una domanda da parte tua, Fabio, al presidente, che no, salutiamo naturalmente. Sì, sì, salutiamo il press. No, io come ciao, dicevo ciao. Prima al mister, secondo me, il Pescara in questo momento, presidente, ha troppo bisogno di un giocatore come Pompetti per il tipo di gioco che comunque ha cercato di intraprendere e oggi ha sofferto tanto, secondo me, il fatto che lui non ci fosse. Poi dopo un po' di fortuna ha fatto sì che portassimo a casa i tre punti, però questa è la mia idea, Pompetti per il Pescara è troppo importante. Fabio, sono d'accordo, Pompetti ha dimostrato in questo campionato che è importante, però adesso ha bisogno di riposare un po' perché sennò poi magari lo perdi più avanti. E quindi, siccome per fortuna oggi è rientrato anche Memu, rientrerà Giambo, quindi le alternative ci sono, ci dobbiamo preparare per i playoff al meglio, quindi non dobbiamo perdere nessuno, anzi dobbiamo recuperare tutti. Un'altra domanda per il presidente che poi ci saluta. No, quindi confermata l'ammonizione, no? Combinata a Pompetti che era in diffida, quindi salterà comunque la partita di martedì, no? Mi pare di aver capito. No, non era in diffida. Ah, va in diffida, chiedo scusa. Allora, per essere chiari, perfetto. Perfetto, no, va benissimo così.